Oggi è una giornata importante perché si conclude la prima edizione del Mastery School, anzi meglio definirla, a Sobagno Angaisa, che ha voluto mettere a confronto produttori e distributori su tematiche di carattere commerciale, relazionale e con una chiosa importante in termini di collaborazione. Li abbiamo visti sviluppare in qualche mese con incontri insieme e alcuni separati, distributori da soli e produttori da soli, per dare loro strumenti di confronto in piena libertà, per poi farli convergere oggi in questa giornata conclusiva, dove abbiamo sperimentato un confronto e un dialogo costruttivo proprio sulla cooperazione, sulla collaborazione tra queste due dimensioni molto importanti, mettendo però in campo, attraverso una giornata molto interattiva con simulazione e giochi, mettendo in campo le tecniche e le abilità che abbiamo trasmesso nelle precedenti lezioni, che abbiamo dato loro modo di metabolizzare nel tempo, di studiare qualcuno sì, qualcuno meno, anche a casa, e toccare con mano oggi che si possono veramente aumentare di molto i risultati, non solo nel rapporto interpersonale con i propri collaboratori, con i propri clienti, ma a livello proprio di gioco di sistema, che era ciò che ci aveva ispirato all'inizio quando siamo riusciti a mettere assieme questi due mondi, perché volevamo raccontare un modo di fare mestiere in questo settore che vedesse la clientela come target primario su cui lavorare, vedendo i due mondi uniti in collaborazione sincera, superando così obiezioni e resistenze, alcune mappe del mondo. Insomma, è stata un'esperienza con un ottimo riscontro, li abbiamo visti determinati, coinvolti, appassionati e soprattutto desiderosi di andare avanti. Quindi raccogliamo le istanze dei partecipanti come un invito a fare uno step successivo a questa prima edizione. Ce ne saranno un'altra di edizioni, probabilmente come questa, per chi ancora non ha avuto modo di frequentarla, ma già c'è nell'aria la richiesta di fare un livello avanzato di questo percorso. Quindi siamo molto grati ovviamente a Sobagno e ad Angaisa per quello che si è riusciti a fare. Grazie. Allora, questo corso ci ha servito tantissimo, soprattutto per un bagaglio personale, ma anche per poter svolgere il nostro lavoro al massimo delle nostre aspirazioni e della nostra personalità. Allora, la cosa positiva è quella di vedere le cose sotto un altro aspetto, soprattutto noi nel commercio di fronte al cliente, all'utente finale. Poi la cosa che ci permette soprattutto di poter essere positivi rispetto a magari delle nostre supposizioni che avevamo prima, ma anche per avere una conoscenza superiore sia tecnica che anche personale di quello che andiamo a affrontare. Ci è servito molto, noi siamo soprattutto, ripeto tante volte, soprattutto l'obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere il mezzo, non il fine, perché il fine del guadagno finale sì, può essere importante per i nostri principali, ma noi dobbiamo, il mezzo è quello di poter pubblicizzare il nostro prodotto, cioè noi stessi, anche dall'altra parte del nostro campo, il nostro bagaglio tecnico, cioè il cliente deve essere contento di quello che noi abbiamo espresso, non dell'obiettivo finale di aver venduto un articolo. Allora diciamo che oggi è stata una delle giornate in cui si è concluso quello che è stato un ciclo di quattro giornate formative, molto importanti che ti fanno ricordare quelle che sono le cose importanti nella vendita, che magari tutti i giorni fai, però molte volte te le dimentichi, ed è stato comunque un qualcosa di positivo ritornare a quelli che sono stati delle esperienze riportate giorno dopo giorno nel campo. Sicuramente l'esperienza è stata positiva, quindi perché non completare o comunque ampliare quelli che possono essere anche in futuro altre situazioni similari a queste, insomma.